zoccolo duro rimane sempre la conferma dinanzi ai magistrati delle dichiarazioni fatte magari informalmente alle associazioni. Poi l'imprenditore a volte, anche se non è da solo, non riesce a superare questo momento difficile. No, c'è da dire che gli imprenditori che hanno denunciato i nostri, quando trovano questa solidarietà da parte nostra e avviene che in un processo, in un tribunale, c'è la presenza nostra, che siamo di più rispetto ai familiari degli estortori, delle organizzazioni malavitose, questo sicuramente incoraggia a confermare l'imprenditore quello che aveva fatto nella fase della denuncia, quindi questo aiuta moltissimo. Loro hanno scelto la città di Gela per presentare questo libro, una scelta io giudico significativa per tutto quello che ha avuto Gela, quello che ha subito negli anni precedenti, ma per il riscatto che ha avuto grazie alla collaborazione speciale di 157 oggi gli imprenditori che hanno denunciato i loro estortori. La giornata eccezionale oggi è non solo per la presentazione del libro, ma perché nel 2015 noi festeggiamo i 25 anni dell'associazione della FAI, ma anche il nostro decennale anti-racket, che è il 19 maggio 2015, festeggeremo veramente con un grande evento, ripercorrendo sin dall'inizio tutto quello che abbiamo fatto. Si celebrano due date importanti, 25 anni dalla fondazione della FAI, 10 anni dalla fondazione dell'associazione anti-racket e anti-usura Gaetano Giordano, due avvenimenti molto importanti che hanno cambiato il corso della storia della Sicilia. Sicuramente, sono state delle pietre miliari, innanzitutto anche quello della FAI fondamentalmente, Tano Grasso che ho rivisto qua e con il quale i contatti non li ho mai persi, perché io sono stata a Palermo, poi a Siracusa, e lui rimane appunto un punto fondamentale della lotta all'estorsione, è stato il vero antesignano della lotta, che per fortuna ha dato degli esiti diciamo veramente buoni, sempre in crescita, ma non ci dobbiamo fermare, bisogna andare sempre avanti e dare quel sostegno, quella forza e quel coraggio a che questo sistema produca ancora di più risultati di quelli che ha prodotto fino ad ora. Se lei dovesse invece dare un consiglio ad un imprenditore, ad un commerciante vessato, che consiglio darebbe? Il primo. Le testimonianze sono la cosa più importante della lotta all'estorsione e all'usura, cioè la testimonianza diretta di chi ha vissuto e ne è uscito denunciando e quindi facendosi supportare dallo Stato, dalle istituzioni, è il miglior consiglio che io possa dare, cioè quello di fare rete, di fare riferimento a chi l'esperienza l'ha passata e l'ha superata, diciamo, con la denuncia.